Per tutti i 90 minuti ricchi di gioco e di concrete occasioni da gol, il risultato di questo confronto fra Bologna e Roma è stato legato ad un filo. Potevamo vincere noi, ha detto alla fine pacatamente Lidl, e poteva vincere il Bologna, come è accaduto. Entrambe le squadre hanno dimostrato di possedere validità di schemi e robustezza d'impianto. Sospinta dall'inesauribile energia di Rocca, la Roma è stata la prima ad affacciarsi nell'area avversaria, mentre il Bologna tentava di allacciare il dialogo fra Chiodi e Clerici. Al 34esimo la Roma va in vantaggio con Valerio Spadoni. Morini fa spiovere una palla al centro dell'area, Petrini riesce faticosamente a deviarla e Spadoni coglie l'attimo buono per battere Mancini. Ancora una volta il Bologna davanti al suo pubblico si trova costretto a rincorrere e sfiora il crollo tre minuti dopo su questo gol di Morini che l'arbitro Pieri annulla indicando un fuorigioco di Petrini che si stava rifugiando dentro la rete. Passa appena un minuto e il Bologna pareggia con Rampanti in mischia dopo un contrasto fra Clerici e Conti che scatena le proteste di tutti i romanisti. Pieri convalida la rete ed è l'1-1. Stavolta è la Roma che rischia il crollo. Cresci è solo e tenta la conclusione di forza, al volo, sbagliando. Si rifarà ampiamente all'ottavo del secondo tempo con questo gol da manuale scaturito da una limpida manovra fra Rampanti e Maselli. Vi rifacciamo vedere il gol di Cresci dal basso e da diversa angolazione. E forse questa è la più bella rete su manovra che il Bologna abbia segnato in questo campionato nelle 6 partite interne. La Roma non si dà per vinta e Rocca dà nervo alle sue manovre offensive. Peccenini sciupa in malo modo. 29esimo. Violentissimo calcio di punizione di Morini, la palla rimbalza dal palo alla mano di Mancini e mentre Cordova tenta di concludere, il portiere salva in maniera acrobatica. Anche il Bologna vede un gol di Chiodi annullato dall'arbitro mentre la bandiera del guardialine era rimasta ferma. Pieri però sembra sicuro di aver visto giusto. Ultimo tentativo della Roma a 3 minuti dalla fine. Mancini e Maselli fanno barriera sulla linea e il portiere strappa altri applausi al pubblico. Ultimo minuto. Chiodi ha l'occasione buona per il 3-1, ma sarebbe punizione troppo ingiusta per la Roma.